lista che cacciate in comune, il cui simbolo è un girasole. Giuliana, che idea ha per lo sviluppo urbanistico di Petacciato? Allora, noi abbiamo predisposto un piano di sviluppo di questo territorio che è un progetto molto ambizioso. Allora, noi in realtà vogliamo recuperare tutto l'esistente e vorremmo dare dignità di centro storico non solo al borgo antico, alle case vecchie cosiddette, ma a tutte le case, diciamo così, storiche, datate di questo territorio. Quindi partendo dal borgo vecchio fino ad arrivare alla Piazza Indipendenza, oggi maggiorata come Piazza Padre Pio. Quindi è un percorso che ricalca il vecchio Tratturello, quindi vorremmo che tutta questa fascia diventasse un centro storico, quindi il recupero di tutte le abitazioni antiche in pietra che potrebbero diventare nel nostro sistema integrato, quindi un albergo diffuso. Quindi questo è il centro, il fulcro del nostro progetto. Poi l'idea ambiziosissima che abbiamo è quella di creare un consorzio del turismo e dandogli un marchio di qualità, di riconoscimento creato da esportare nel mondo, che sarà il mercato della terra, dei sapori, scusate, il mercato della terra, del mare e dei sapori. Quindi questo sarà il nostro marchio. E attraverso questo sistema integrato vogliamo avviare tutta una serie di percorsi turistici, dal turismo religioso fino ad arrivare al turismo marittimo, diciamo, passando per turismo del gusto, quindi diversi pacchetti turistici. Vogliamo servire tutti i gusti turistici che ci sono in questo momento nel mondo, ecco, proprio Bene, favorevole alla creazione di nuovi lidi balneari e se sì, in quali zone? noi siamo per una costruzione che parte dall'esistente, da quello che abbiamo. Quindi oggi abbiamo la possibilità di realizzare il piano spiaggia, finalmente. Dico finalmente perché il nostro territorio, come sapete, è un territorio vergine. Abbiamo soltanto la presenza oggi di due stabilimenti balneari e tutto il resto della spiaggia è praticamente libera ed è praticamente vergine, come ho già detto. Allora, noi prima di tutto avvieremo tutta una serie di servizi che saranno necessari per i turisti, quindi parcheggi, cercheremo di svincolare alcuni pezzi della nostra pineta per realizzare delle strutture ricettive a bassissimo impatto, quindi immagino semplicemente delle tavole con delle panche in legno, quindi delle mini aree attrezzate per i turisti. Dopodiché serviremo i turisti con dei parcheggi e con dei servizi di prima necessità. Dopodiché, solo dopo aver fatto questo, partiremo con i lidi balneari e vorremmo realizzare, come abbiamo detto, le nostre parole chiave sono prudenza e sperimentazione. Quindi, piccoli stabilimenti balneari, come quello di Giardino Spiaggia, pochi alla volta, un po' alla volta. Quindi, partiremo con uno o massimo due, perché secondo noi la competizione deve essere tutta interna e deve essere sana. Quindi non dobbiamo partire con un boom, perché altrimenti distruggiamo sia l'esistente sia quello che potremo creare nel futuro. I ragazzi di Petacciato, ma anche molti di quelli che arrivano da fuori, definiscono questa cittadina un po' uno sfizio. Secondo lei perché e eventualmente come si potrebbe rimediare? Allora, sicuramente quello che noi offriamo è il minimo che questo territorio può dare. Quindi la nostra intenzione è questa. Allora, innanzitutto, come ho già detto, noi partiamo dall'esistente, rivalutiamo tutto quello che c'è, quindi borgo antico, dignità di centro storico, palazzo ducale che deve essere finito di sistemare perché manca la parte che era destinata ai fondi regionali. Quindi una volta rimessi in piedi il centro storico, attraverso i fondi FES 2014-2020, noi risistemeremo il borgo vecchio. Quindi, abbiamo già detto che candideremo la struttura del Palazzo Ducale a un museo civico permanente e anche a un'enoteca regionale, quindi una biblioteca del vino. E attraverso questo, tutta una serie di iniziative che faremo con i produttori vinicoli di tutta la regione, vogliamo proprio rivitalizzare il borgo. Quindi noi immaginiamo che sorgerà una serie di strutture, di pub, piuttosto che centri culturali di incontro, dove ripartirà. Lasciatemi dire questa parolina, movida petacciatese. Quindi noi pensiamo che da lì fino ad arrivare a Piazza Indipendenza devono sorgere tutta una serie di strutture ricettive o comunque di ristorazione, piuttosto che bar, pub, che rivitalizzeranno il nostro territorio. Poi noi questo progetto che abbiamo in mente
elencare secondo lei la principale emergenza per Petacciato, la cosa più importante da fare? Allora, la cosa più importante in questo momento da fare a Petacciato è dare l'idea di una prospettiva di felicità. Allora, noi crediamo che il nostro territorio debba riacquistare fiducia, fiducia in quello che ha, perché noi abbiamo delle potenzialità enormi. Quindi quello che noi dobbiamo trasferire ai nostri concittadini è proprio questo. Noi vogliamo rendere questo territorio felice, un posto bello di vivere. E poi l'idea che abbiamo del recupero di quello che c'era è perché noi crediamo che la bellezza di un luogo, ma di tutto, è legata ai ricordi delle persone. Quindi queste persone del passato ci hanno lasciato un territorio quasi, diciamo, incontaminato. Allora noi dobbiamo recuperare il loro ricordo, la memoria, e dobbiamo fare in modo che questo paese abbia una prospettiva di sviluppo nel futuro. Questa è l'emergenza. Poi certo abbiamo tantissime altre piccole cose che dobbiamo sistemare, ma quelle attengono alla normale routine amministrativa. Ci devono essere il decoro urbano, piuttosto che aree attrezzate per i bambini, sicurezza. Queste sono tutte cose fondamentali, principi fondamentali che stanno alla base dell'amministrazione. Se lei non fosse candidata, chi andrebbe a votare tra Lepardo e Fallica? Allora, se io non fossi candidata, sceglierei e attraverso ascolterei la mia coscienza e il mio cuore. Innanzitutto vorrei votare secondo un principio di libertà e di sovranità popolare. Se qualcuno venisse da me a imporre un voto con la prepotenza, certamente non lo voterei. Quindi ascolterei con il cuore e darei un voto libero e farei in modo che il mio voto, che è sovrano, possa veramente dare la possibilità di scegliere liberamente l'amministrazione che desidero. Non ha risposto alla domanda, non risponderà. Non risponderò perché io penso che stiamo vivendo una campagna fortemente aggressiva, quindi verso l'aggressività metterei un no. Verso un voto invece che mi spinge a una riflessione e che mi stimola un sentimento, diciamo, positivo, allora voterei. Senta Giuliana, lei si candida con l'appoggio del governo regionale, no? Ma in forte continuità anche con l'ex sindaco Gabriele Lapalumbara. Ma secondo lei Petacciato è stata amministrata bene in questi ultimi anni? Allora, io mi candido avendo delle amicizie personali, perché io ho fatto politica e ho conosciuto, diciamo così, l'establishment diciamo regionale, quindi li conosco e sono miei amici. Io ho fatto campagna elettorale per Frattura quando Frattura perse la prima volta, no? Noi abbiamo appeso, attaccato i fiocchetti arancioni dappertutto. Quindi ho una conoscenza personale con queste persone, con Frattura, con Fagiolla, con Michele Petraroia, un carissimo amico, ma ha lo stesso ruta con tutti, cioè io ho conoscenze e amicizie con tutti perché ho conservato un buon rapporto con tutti, avendo lavorato sui temi. Io non ho lavorato mai sulle persone, ho sempre lavorato sui temi, quindi sui temi ho sempre trovato dei punti di convergenza. Quindi c'è una stima reciproca e personale verso tutti. Quindi la garanzia che assicuro ai miei concittadini non è una connivenza spietata e senza una ragione con il governo regionale, ma è questa amicizia, questo filo conduttore che ci lega su delle tematiche. Con la mia regionale è proprio questo, di stima e poi di condivisione di alcune tematiche. Per quanto riguarda l'amministrazione del nostro comune che sta per volgere a termine, allora io anche con il sindaco uscente ho un legame, un'amicizia personale con molti dei suoi assessori e consiglieri. Quindi, diciamo, in questi ultimi 5 anni, soprattutto da quando ho votato per loro 5 anni fa, c'è stato un costante avvicinamento, quindi su delle tematiche. Quindi ho sentito il piano regolatore, a cui ho posto delle osservazioni come gruppo politico. Abbiamo sentito l'evoluzione del piano spiaggia e tante altre questioni. Per esempio abbiamo sentito la questione della frana, che molti sostengono essere un problema irrimediabile nel nostro territorio. Invece non è così, perché ci sono degli studi fatti dal Politecnico di Bari che testimoniano che la mitigazione di questo fenomeno franoso è possibile, anzi, diciamo che si potrebbe arrivare, non dico a una soluzione definitiva, ma molto vicina a quello. Quindi ho seguito il loro impegno sia verso Roma che verso Campobasso, diciamo un impegno serio che si sono presi e che ha portato Petacciato ad essere inserita nel patto del sud. Quindi ci sono dei soldi importanti che arriveranno su questo territorio per risolvere questo problema. Per cui su queste tematiche
io mi sono sentita vicino a questa amministrazione, quindi mi sono candidata a raccogliere questa positività. Io lo raccolgo tutto quello che è stato fatto senza avere un minimo di spirito critico, no? Io racconto queste positività. Poi Gabriella Paloma è un sindaco uscente, nessuno può impedirgli di sposare una causa, di fare campagna elettorale per chi voglia. Non credo che altri non abbiano altri sindaci alle spalle che stanno facendo la stessa cosa, quindi mi sembra una normale routine democratica. E a proposito di sindaco, chi sarà il nuovo sindaco di Petacciato tra pochi giorni? Io sono di parte, suppongo che sarò proprio io, e non vedo l'ora e credo proprio che questo territorio meriti la nostra squadra, prima che me stessa, proprio la nostra squadra, perché siamo persone oneste, siamo persone che si impegneranno tantissimo, che già sono impegnate nel tessuto sociale, quindi diamo una garanzia forte, perché abbiamo il senso dell'etica pubblica. Noi, cari concittadini, non vi tratteremo mai come secondari, ma vi tratteremo come se trattassimo direttamente per noi stessi. Questo è quello che facciamo in realtà. Noi vi coinvolgeremo nella vita politica e amministrativa di questo territorio, lavoreremo insieme, quello che faremo per voi lo faremo per noi e viceversa. Questa è la sintesi del nostro progetto. Grazie. Grazie a voi.